Naturalmente in poche battute è difficile parlarne, però noi soprattutto abbiamo lavorato tenendo insieme la materia fisica con le persone. Abbiamo cercato di cambiare la testa dei cittadini e contemporaneamente di dargli nuovi servizi. La metropolitana leggera che lega una delle periferie più difficili della città alla stazione centrale, la riapertura del Petruzzelli, cui lavori sono stati terminati a tempo di record in un solo anno e mezzo dopo 20 anni che erano fermi, le grandi bonifiche delle fabbriche di amianto, soprattutto una nuova considerazione del rapporto tra centro e periferia, il nuovo piano urbanistico generale. Tutti elementi che hanno trasformato, sia pure ovviamente senza risolvere ovviamente tutti i problemi della città, hanno trasformato finalmente il rapporto tra cittadini ed istituzioni. Finalmente ricominciamo a fidarci l'uno dell'altro e questo facilita il lavoro. Conosce Bologna, qualche suggerimento per la nostra città? No, ma io non la conosco fino a questo punto. Posso solo dire che abitavo in via del Rondone 3, che è una traversa di via Lame, proprio davanti alla manifattura dei tabacchi, che andavo a scuola alle scuole Panzacchi, che adesso però non ci sono più perché le scuole elementari sono state sostituite, credo, da una scuola industriale in via Marconi, e che sono stato felice in questa città perché allora Bologna, e spero ancora oggi, era una città tollerante che accoglieva facilmente anche un piccolo terrone come me.